Ciao ragazzi, bentornati a questa seconda video lezione in cui, come promesso, cominceremo a vedere cose un po' più stuzzicanti, interessanti e che ci permetteranno di poter già suonare il nostro strumento. Oggi parleremo fondamentalmente di due cose principali, ossia in maniera molto leggera delle scale maggiore e minore, in particolar modo della scala maggiore di Do e quella del La minore in prima posizione e di un'ottava. Questo ci servirà solo per capire come si compongono gli accordi. Come seconda cosa fondamentale di oggi impareremo invece i principali accordi che ci permetteranno di suonare la maggior parte delle canzoni che si trovano sul canzoniere o comunque qualsiasi canzone si può rifare a quegli accordi lì. Cominciamo a parlare delle scale. Innanzitutto vi invito ad osservare l'immagine che avete in sovraimpressione che vi mostra tutte le note della tastiera della chitarra fino al settimo tasto. Fate molta attenzione. Se necessario, bloccate l'immagine e date uno sguardo più approfondito per poter capire meglio ciò che andremo a vedere in questa video lezione. Parliamo della scala di Do maggiore e innanzitutto, che cos'è una scala? La scala è semplicemente una successione di suoni che può essere in senso ascendente o discendente e può durare all'infinito, paradossalmente, anche se l'orecchio umano non riuscirebbe a raggiungere determinati suoni troppo alti o troppo bassi. In questa successione di suoni noi troviamo dei gradi, che sono le sette note che compongono la scala, semplicemente. Andiamo a capire meglio che cosa sono questi gradi. Nella scala di Do maggiore, che tutti conoscete sicuramente, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si e Do sono i sette gradi più il primo grado che si ripete all'ottava, dove il Do è il primo grado, Re è il secondo grado, Mi è il terzo grado, Fa il quarto grado, Sol quinto, chiaramente, La sesto grado, attenzione a questo grado, Si settimo grado e Do ottavo e quindi primo grado dal quale ripartirà la scala. Do ottavo uguale primo, Re secondo, eccetera eccetera. Ora andiamo a vedere sulla tastiera dove si prende in prima posizione la scala del Do maggiore. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede. Partiamo con il terzo dito sul Do, quinta corda, terzo tasto, Re, quarta corda, vuoto, secondo tasto della quarta corda, Mi, quindi terzo grado col secondo dito, Fa, terzo tasto, quarta corda, terzo dito, Sol a vuoto, la terza corda, La, secondo tasto, terza corda col secondo dito, Si a vuoto della seconda corda e Do. Chiaramente al contrario sarà la stessa diteggiatura. Andiamo ora a vedere come si compone la scala del La minore. Ricordate prima avevo detto di fare attenzione al sesto grado della scala di Do maggiore, che è il La. Sulla stessa scala del Do maggiore, quindi mantenendo quella struttura lì, cioè che tra un grado e l'altro c'è una distanza precisa tra toni e semitoni, di cui non parleremo per adesso, ma giusto per intenderci. Partendo dal sesto grado, che è il La, noi avremo la relativa scala minore del Do maggiore. Ogni scala maggiore ha una sua relativa minore. Questo per adesso non lo spiegheremo. Andiamo a vedere dove si posizionano le dita per la scala della minore in prima posizione. Ok, andiamo a vedere nello specifico.
Si parte dalla quinta corda a vuoto, La, secondo tasto sul Si, terzo tasto, terzo dito, Do, e da qui esattamente procediamo fino al prossimo La, seguendo la scala di prima. Quindi Re a vuoto, Mi secondo tasto, Fa terzo tasto, quindi terzo dito, Si a vuoto e La. E qui ci fermiamo. Torniamo indietro. Usiamo esattamente gli stessi suoni della scala di Do, ma partendo da un'altra nota, che nello specifico, come già vi ho detto, è il sesto grado. Questo ci servirà oggi soltanto a capire come si compongono gli accordi. Un accordo in generale deriva dalla scala della stessa nota di appartenenza. Ad esempio, quello del Do maggiore deriva dalla scala di Do maggiore. E quindi quello della minore deriverà dalla scala di La minore, quello del Sol maggiore, dalla scala del Sol maggiore, eccetera. Andiamo a vedere quindi com'è che si compone un accordo. Abbiamo detto che la scala è composta da 7 gradi. Un accordo si compone, un accordo maggiore, minore che sia, si compone per adesso da 3 suoni. E sono esattamente il primo, il terzo e il quinto grado di una scala maggiore o minore che sia. Il Do maggiore. Iniziamo a vedere l'accordo principale da suonare sulla chitarra. Come abbiamo detto, quindi, cerchiamo di capire insieme. Il Do maggiore sarà composto dal primo grado della scala, come abbiamo detto, quindi Do. Il secondo non ci serve, che sarebbe il Re. Il terzo grado è il Mi. Abbiamo già un bicordo. Il quinto grado sarà chiaramente il Sol. Il è la triade del Do maggiore, che su tutta la chitarra andrò a suonare in questo modo. Voi direte: ok, ma hai suonato 5 suoni, 5 note. In realtà non è proprio così. Io ho suonato 3 note, alcune di esse sono state raddoppiate. Andiamo a vedere. Ho un Do, un Mi e un Sol. Poi ho un altro Do sulla seconda corda e sulla prima corda ho il Mi a vuoto. In questo accordo è preferibile non suonare la sesta corda, poiché creerebbe un effetto non piacevole all'orecchio. Vi faccio sentire. Questo è il modo migliore. Vediamo quindi nello specifico la diteggiatura da mantenere nel Do maggiore. È preferibile con il terzo dito pigiare il Do della quinta corda sul terzo tasto. Con il secondo dito andrò a pigiare il Mi della quarta corda con il secondo dito. E con il primo dito andrò a pigiare il Do della seconda corda al primo tasto. Passiamo al Re maggiore. Il Re maggiore si compone chiaramente dalla scala del Re maggiore, che ora vi dirò presenta dei diesis di cui non andremo a parlare. Quindi se sentirete Fa diesis, sarà soltanto un Fa spostato un tasto più avanti. Per adesso vi basta sapere questo. Ora cerchiamo di capire come si prende sulla chitarra il Re maggiore. Il Re maggiore lo prenderemo con il terzo dito sul Re della seconda corda, il primo dito sul La della terza corda e il secondo dito sul Fa diesis della prima corda. Quindi secondo tasto, prima corda, terzo tasto, seconda corda, secondo tasto, terza corda, suonato
Suoneremo anche il re a vuoto della quarta corda, mentre è preferibile non suonare il la e il mi. Se vi scappa il la, non fa niente, il mi non è proprio contenuto nell'accordo, quindi cercate di non far risuonare la sesta corda. Vi do un consiglio e vi do il permesso solo in questi casi, come in alcuni accordi che vedremo più tardi, di mettere il pollice a sostegno dello stop della sesta corda, ma solo in questi casi. Ora andiamo a vedere come suona il re maggiore. Il re minore è pressoché uguale, cambia solo un piccolo dettaglio. Invece del fa diesis avrà il fa naturale. Però se voi ascoltate la sonorità è completamente diversa. Si sente che uno è maggiore e l'altro è minore. Andiamo a vedere come si prende il re minore. A differenza del re maggiore, sarebbe preferibile utilizzare quest'altra diteggiatura anziché questa. Quindi andremo ad utilizzare il secondo dito sul La, come per il re maggiore. Il quarto dito sul re, anche se si può utilizzare anche il terzo se all'inizio non ce la fate, io consiglio però di utilizzare il quarto in modo tale da cominciare a svilupparlo. E il primo dito sul primo tasto della prima corda, quindi sul fa. La, re, fa. E riprenderemo anche il re della quarta corda. Passiamo ora all'accordo, uno tra i più semplici da suonare, del Mi maggiore e quindi poi del Mi minore. Il Mi maggiore ci permetterà, così come il Mi minore, di suonare tutte e sei le corde. Ora metteremo il secondo dito sul secondo tasto della quinta corda, nota Si. Metteremo il terzo dito sul secondo tasto della quarta corda, nota Mi, metteremo il primo dito sul primo tasto della terza corda, Sol diesis. Risuoneranno a vuoto invece il Si, il Mi cantino, quindi prima corda, e il Mi basso, sesta corda. Per passare al Mi minore ci basterà togliere il primo dito dal Sol diesis e farlo diventare un Sol naturale. Quindi anche qui risuonerà il Sol a vuoto. Questo è l'accordo più semplice da prendere sulla chitarra. Ora andiamo a vedere ora l'accordo di Fa maggiore. Questo accordo merita una speciale attenzione perché per la prima volta tra gli accordi adesso incontriamo un accordo che necessita di un barré. Il barré non è altro che un capotasto che noi facciamo con il dito, ossia andiamo a sostituire questa parte della chitarra dove sono attaccate le corde e premiamo tutti i tasti nella posizione necessaria, in questo caso il primo tasto. Questo accordo è un po' difficile da prendere, quindi lo vedremo in due versioni. Per gli avventurieri vedremo il barré e vedremo il fa maggiore completo, mentre per chi avrà difficoltà all'inizio, perché sarà abbastanza difficile senza avere i calli al dito e riuscire a reggere la pressione di tutte le corde, vedremo una versione semplificata. Andiamo a vedere adesso il fa maggiore con il barré. Dobbiamo immaginare che sia lo stesso accordo di Mi maggiore, semplicemente spostato avanti di un tasto e con tutto il primo tasto premuto. Quindi immaginiamo di prendere il Mi maggiore anziché così, in questo modo, con gli stessi identici tasti, cambiando soltanto le dita, ossia terzo, quarto e secondo. Facciamo scivolare tutto di un tasto in avanti e andiamo a posizionare il nostro amico barré. Non farete subito amicizia con questo amico, però vi consiglio di provarci perché
altrimenti non riuscirete mai a raggiungere questo accordo che vi servirà non solo per il Fa, ma in realtà per tutti gli altri accordi sulla tastiera in qualsiasi posizione, poiché è un accordo che se io lo prendo a partire dal Fa, genera il Fa maggiore, ma se io lo prendo a partire dal Sol, mi genera il Sol maggiore, il La minore, il La maggiore, scusate, il La maggiore, il Si maggiore e via via. Il Fa maggiore, come dicevo, è semplicemente un Mi maggiore splittato in avanti. Vediamo però la posizione semplificata per chi all'inizio non ce la fa. Semplicemente, anziché il primo dito farlo andare su tutto il primo tasto, prenderà soltanto il Do della seconda corda al primo tasto. In questo modo avrete la possibilità di suonare questo accordo quando richiesto nelle canzoni senza fare uno sforzo come lo fareste con il barré. Anche qui avreste bisogno poi di utilizzare il pollice per stoppare la sesta corda e andando leggermente in avanti con la mano e quindi ritraendo il polso all'indietro dovrete bloccare anche la prima corda perché altrimenti esce una sonorità che sia anche celestiale e bellissima all'interno una settima che ancora noi non stiamo vedendo perché ci stiamo ancora concentrando sulle triadi e non sulle quadriadi che vedremo in seguito. Ossia gli accordi di settima che saranno utili. Ora, per quanto riguarda il Fa maggiore, quindi cercheremo di bloccare con il polpastrello la prima corda in modo tale da non farla risuonare. E quindi uscirà questo. Andiamo a vedere il Sol maggiore adesso. Il Sol maggiore ha diverse diteggiature. Andremo a vederne tre. La prima, quella più idonea alla posizione del manico, stando in prima posizione, sarebbe questa. Ossia, prendendo il Sol della sesta corda con il terzo dito, al terzo tasto, il Si della quinta corda al secondo tasto con il secondo dito e il Sol della prima corda al terzo tasto con il quarto dito. È una posizione che però può risultare un po' ostica. Quindi provatela, ma se vi uscirà difficile all'inizio, potete benissimo utilizzare quest'altra posizione, ossia far splittare tutto di un dito, usando quindi quello che era il dito 3, sostituirlo con il secondo, quello che era il dito 2 lo sostituite con il primo. E quello che era il dito 4 lo sostituite con il terzo. Risuoneranno a vuoto il Re della quarta corda, il Sol della terza e il Si della seconda. Questa invece è una terza posizione che può essere comoda per i cambi di accordo ed è un ibrido tra la prima e la seconda. In questo caso avremmo il quarto dito sul Sol e il secondo sul Sol della prima corda e il secondo e il primo sul Sol della sesta e il Si della quinta. Anziché fare questo o questo, quindi faremo questo. Come vedete, la sonorità è sempre quella, semplicemente sono delle posizioni diverse che si possono adattare ai cambi di accordi necessari. Andiamo a vedere adesso l'accordo di La maggiore e quello di La minore. L'accordo di La maggiore prenderà sostanzialmente 5 corde, ometterà quindi la sesta. Sebbene, se anche la suoniate, non crea una dissonanza, ma come nel caso del Do maggiore, non è molto piacevole all'orecchio. Il La maggiore lo prenderemo in questo modo. Il secondo dito andrà sul secondo tasto della quarta corda, Mi, il terzo dito sul La, secondo tasto della terza corda, il quarto dito sul Do diesis della seconda corda, al secondo tasto. Risuoneranno a vuoto il Mi prima corda e il La quinta corda.
ricavare il La minore, come nel caso del Mi maggiore, mi basterà spostare il Do diesis al Do. Quindi, anziché mettere il quarto dito sul secondo tasto, metterò il primo dito sul primo tasto della seconda corda. E uscirà questo. La differenza, quindi. Cercate di non prenderlo in questo modo. Per un semplice fatto, prendendolo in questo modo le tre dita sono troppo grosse per prendere lo stesso tasto senza farle risuonare tutte al meglio. Mentre in quest'altra posizione avete le dita più, c'è il dito 4 che è un dito più stretto e vi permetterà di essere sempre a cavallo quanto più possibile della stanghetta del tasto. Infatti, per avere un suono migliore, io ricercherò sempre la posizione più vicina alla stanghetta del tasto, ossia alla fine del tasto, la parte in metallo che farà partire la corda fino alla fine e fino al ponte. Più io sarò vicino, ma non sul vicino alla stanghetta, più la corda suonerà bene, più sarò sicuro che la corda vibrerà nel modo giusto. La maggiore e la minore. Facciamo un ripasso veloce di tutti gli accordi, vediamo un po'. Do maggiore, Re maggiore, Re minore, Mi maggiore, Mi minore, Fa maggiore semplificato, Sol nelle diverse posizioni. La minore. Forse avrete notato che non abbiamo visto ancora gli accordi di Do minore, Si minore, Fa minore. Bene, quelli li vedremo in seguito quando avrete preso ancora un po' di dimestichezza con il barré e quando parleremo delle quadriadi. Per adesso vi basta sapere che questi accordi qui sono quelli principali che vi permetteranno veramente di suonare un repertorio abbastanza vasto. Ora vi darò alcuni esercizi che vi permetteranno di capire il cambio di posizione tra gli accordi e imparare una canzone molto famosa, la canzone del sole di Lucio Battisti. Vediamo il principio del cambio degli accordi con le dita in comune. Ogni qualvolta dovrete cambiare un accordo con un altro che ha alcune dita in comune, come per esempio quello che vedremo per l'esercizio, cercate di farlo muovendo soltanto il dito o le dita che si devono spostare, lasciando invece le altre dita sul tasto in comune, come per esempio succede nel caso tra il Do maggiore e il La minore. In questo caso abbiamo ben due dita in comune, che sono il primo e il secondo dito, mentre il terzo dito si sposta sul La della terza corda al secondo tasto. Ok, cercate di farlo all'inizio molto lentamente, ma cercando di mantenere un buon ritmo che sia sempre uguale possibilmente nel cambio di accordi. Se lo fate all'inizio lentamente riuscirete sicuramente a farlo meglio, ma vi do anche un altro trucchetto. Quando dovete imparare il cambio di un accordo, cercate di perdere quei 5 minuti che vi saranno però utili per tutto il resto della vostra vita chitarristica. Andiamo a capire come farlo. Innanzitutto cercate di mettere le dita che non premono i tasti, ma semplicemente poggiate sulle corde in maniera molto leggera, senza fare alcuno sforzo. E in questo modo muovete soltanto il dito che serve. O nel caso di altri accordi, le dita. Una volta fatto questo, potete premere senza suonare per adesso
Potete premere i tasti e spostare il dito. Cercate di farlo veramente a questa velocità che vi mostrerò adesso. In modo tale da riuscire ad avere un buon controllo sul singolo dito. Poi cominciate a suonarlo. Fino a quando non vi sentirete abbastanza sicuri da essere sciolti e fluidi nel passaggio. Un buon cambio di accordi significa un buon ritmo significa buona musicalità e quindi anche una cosa semplice può diventare bellissima quando il ritmo è funzionale. Andiamo adesso a imparare la canzone del sole, che a differenza di questi due accordi non presenta dita in comune, ma il principio è pressoché quello, anche se non ci sono dita perno, dello spostamento delle dita e quindi non di tutta la mano che si sposta, ricerca, no, sono le dita che si spostano singolarmente e cercano gli altri tasti, come dei piccoli tentacoli, come un ragnetto che si muove sulla tastiera. Chiaramente questa è una cosa che raggiungerete con il tempo, ma cominciate a farci caso e a ragionarci su. Gli accordi della canzone del sole sono il La maggiore, il Mi maggiore, e di nuovo Mi maggiore. E ricomincia il giro. Ok, per adesso vi risparmio la ritmica. Cercate di suonarlo con due plettrate per ogni accordo, cercando di rimanere nel tempo. All'inizio potete utilizzare un metronomo, basta andare su Google, scrivere metronomo online e vi apparirà una barretta regolabile dove potete decidere il battito per minuto, ossia il BPM, comunemente chiamata pulsazione. Vi consiglio di metterlo all'inizio a 60 bpm, in modo tale da avere una facilità e una fluidità in un tempo abbastanza lento. Sebbene se ciò risulterà difficile, abbassate pure. Oppure mettete il metronomo anziché a 40, al doppio, ossia a 80, e fate in modo che per voi una pulsazione sia una ogni due del metronomo. Ossia se il metronomo ha 1, 2, 3, 4, io lo calcolerò come 1, 2 e farò questo. Perché? Perché un tempo molto largo come i 40 bpm potrà confondervi, quindi utilizzando il suo doppio avrete una suddivisione mentale che vi permetterà di imparare il pezzo in maniera più semplice. Vediamo ora l'atto pratico, gli accordi. Passare quindi dal La maggiore al Mi maggiore e poi al Re maggiore e di nuovo al Mi maggiore. Cercate bene di osservare la mia mano. Io parto dalla maggiore, sposto le due dita, 2 e 3, semplicemente di un tasto di una corda in giù, senza fare troppi movimenti, senza allontanarmi troppo dalla tastiera. E vado intanto a posizionare il dito 1 sul Sol diesis. Quindi faccio questo. In sostanza è come passare dal La maggiore al La minore, ma portando tutto il La minore fantomatico sulla posizione del Mi, ossia una corda più giù. Quindi farò questo. Passerò poi al Re maggiore, quindi dal Mi maggiore andrò a portare prima il terzo dito, che è quello che si allarga di più, e
poi dito 1 e dito 2, che sono quelli più difficili da inserire. Quindi farò questo. Cercando di colmare quanto più possibile la differenza di tempo che c'è tra il dito 3 e il dito 1 insieme al dito 2. Fatelo lentamente voi all'inizio, poi quando vi uscirà fluido potrete suonare in tutta tranquillità la vostra canzone. Dal re maggiore passerò nuovamente al mi maggiore. Farò esattamente il contrario, porterò il dito 1 e le due dita come prima. Dito 2 e dito 3 sulla posizione di prima. Quindi in sostanza i cambi di posizione da imparare sono solo due, quello tra il La e il Mi, che ripeterete, e quindi imparerete per forza di cose anche il cambio di posizione tra il Mi e il La, e tra il Mi e il Re, e quindi tra il Re e il Mi. Alla fine uscirà questo. Bene, in questa seconda video lezione abbiamo imparato quindi a cominciare a suonare la chitarra. Abbiamo visto le scale, la scala maggiore di Do e la scala minore di La, che sono le principali nozioni teoriche che bisogna avere nella musica in generale, e abbiamo visto come si compone un accordo e i principali accordi sulla chitarra. Abbiamo imparato anche una nuova canzone e vi consiglio di non imparare soltanto la canzone, ma di vedere anche il cambio di posizione tra il Do e il La minore, ed eventualmente vedere altri cambi di posizione in autonomia, cercando di mantenere lo stesso principio. Ricordatevi di seguire tutte le indicazioni che vi ho dato anche nel primo video, e così farete anche nei prossimi, in modo tale da avere sempre sotto mano tutte le nozioni da tenere sotto controllo. In più vi dico, le scale che abbiamo visto, vi consiglio di provarle, vi consiglio di esercitarvi su quelle scale giornalmente, non in alternativa al primo esercizio che vi avevo dato, ma aggiungendole. Ci metterete circa 3 minuti. Ciao ragazzi!